Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura ci occupiamo di una ricorrenza che vale per tutto quest'anno, argomento sul quale torneremo diverse volte con diversi approfondimenti e spaccati. Parliamo dei mille anni della città e della diocesi di Bobbio che solo dal 1989 è... Collegata a quella di Piacenza, ma prima era una diocesi autonoma, collegata a Genova. E allora ci è sembrata l'occasione bella di iniziare un po' questo anno. Siamo appunto ancora nei primi giorni di gennaio per capire un po' meglio storicamente questa realtà, ma anche che cosa vorrà dire per quest'anno ricordare questa fondazione. Quindi inserito anche, come sentiremo Donaldo Maggio, questo percorso all'interno di quella che però è la vita della nostra diocesi, del tema che è stato scelto per. La Vita della nostra diocesi, proprio perché non siano così semplicemente dei momenti celebrativi, ma che facciano parte anche della vita pastorale e spirituale della comunità. Allora, siamo stati a Bobbio e in questo primo servizio ascoltiamo appunto il parroco della cattedrale, Donaldo Maggi. Celebrare il millenario della fondazione della diocesi. Di Bobbio e della città di Bobbio da parte di Sant'Enrico, imperatore, non vuol dire semplicemente fare una rievocazione storica di ciò che è stato questo millennio. Accanto al monastero fondato dal grande Colombano ha continuato a sussistere per mille anni anche una diocesi, si sono susseguiti vescovi che hanno accompagnato i fedeli nel cammino della fede, hanno rivitalizzato la fede. Celebrare questo millennio non significa allora soltanto però fare una riavocazione storica, per questo noi abbiamo scelto di inserirci dentro il cammino ordinario della nostra Chiesa, della nostra Chiesa di Piacenza Bobbio, che quest'anno mette a fuoco il tema della fede ecclesiale, della vita della comunità cristiana. Per questo abbiamo scelto di porci in cammino con la nostra Chiesa e le iniziative che faremo che, e gli eventi che faremo, che saranno anche particolari, tuttavia si inseriranno dentro questo cammino in cui vogliamo riaffermare la nostra appartenenza e la nostra vitalità, la vita della nostra Chiesa, in cui vogliamo rivitalizzare la vita della nostra comunità cristiana. L'anno giubilare. Si è aperto il primo gennaio, alla sera, da parte del Vescovo. Questa è stata la celebrazione che ha iniziato questo nostro percorso. Le tappe significative, i momenti salienti di questo anno saranno il 26 aprile. Giorno sabato, giorno in cui ricordiamo la dedicazione di questa chiesa cattedrale perché il millennio fa riferimento ad un edificio simbolo, alla madre di tutte le chiese che è la chiesa cattedrale. Allora, il 26 aprile ci sarà un convegno qui a Bobbio, qui vicino alla cattedrale, di tutti i referenti pastorali. Parrocchiali della nostra ex diocesi di Bobbio, dei nostri, delle nostre unità pastorali, delle unità pastorali del nostro vicariato. Sarà un momento in cui si ritroveranno i laici che stanno facendo un cammino per una maggiore responsabilizzazione nel cammino della nostra Chiesa. Il momento centrale del nostro anno giubilare sarà la celebrazione del 13 luglio. Abbiamo scelto questa data. Non avendo una data in cui la diocesi è stata fondata, sappiamo l'anno, il 1014, non sappiamo il giorno. Abbiamo scelto il 13 luglio perché è la memoria di Sant'Enrico, l'imperatore degli ottoni che ha fondato questa diocesi e questa città. La celebrazione del 13 luglio sarà presieduta dal cardinale arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco per i motivi di legame millenari quasi della diocesi di Bobbio con Genova. Dal 1133 infatti la diocesi di Bobbio è sempre stata suffraganea di Genova e negli ultimi anni, certamente, forse nell'ultimo mezzo secolo di vita, i vescovi sono arrivati sempre da noi, da Genova. Allora, il 13 luglio ci sarà questa grande celebrazione e sarà preceduta dall'inaugurazione di un museo nel Palazzo Vescovile, il Museo della Cattedrale. Come l'Abbazia custodisce un museo che ricorda il fatto di Bobbio Monastero, così la Chiesa Cattedrale, il Palazzo Vescovile custodirà un museo che ricorderà i mille anni di storia della diocesi. Un'altra celebrazione, un appuntamento importante, preceduto da un convegno sarà. La celebrazione dell'Assunto a cui questa chiesa cattedrale è dedicata e allora sarà la figura di Maria perché il Concilio Vaticano II, di cui celebriamo i 50 anni, nella Lumen Gentium, un documento che noi rivisiteremo pastoralmente lungo l'anno, questo documento conciliare ci parla nell'ottavo capitolo della figura di Maria, madre di Dio. Oltre questa celebrazione dell'assunta, poi la celebrazione di Sant'Antonio Gianelli, vescovo della nostra chiesa bobbiese, per otto anni soltanto, ma che ha rivoluzionato la vita di fede della nostra comunità. È stato vescovo dal 1838 al 1846 qui a Bobbio, le sue spoglie riposano nella cripta di questa cattedrale. Allora celebreremo il 18 ottobre un convegno ricordando le sue visite pastorali, i suoi sinodi, le missioni al popolo. E il 19 celebreremo l'Eucarestia nella solennità di questo Santo. Questi sono gli appuntamenti, ma certamente sono legati da una vita feriale della nostra comunità, della nostra Chiesa. Ogni giorno, ogni giorno di questo anno, alla sera, prima dell'Eucarestia, nella Chiesa Cattedrale, nella cappella di San Giovanni celebreremo i Vespri con la comunità. Ogni giovedì dalle suore giannelline si terrà. L'adorazione eucaristica in questo anno vorremmo dare maggiore impulso a questo momento. Ogni martedì, ultimo martedì del mese, faremo una lezione divina sul libro degli atti degli apostoli, che è il libro eh, di, scritto da Luca, che ci parla della formazione della vita della prima comunità cristiana. Ogni sabato, qui in cattedrale, un sacerdote sarà a disposizione per la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Quindi accanto ad alcuni eventi lungo l'anno, di cui vi ho detto, certamente anche settimanalmente, mensilmente, la nostra comunità vuole vivere e rafforzare e ravvivare la propria, il proprio senso di appartenenza alla Chiesa, alla comunità cristiana. La sera del primo gennaio, al termine della celebrazione dell'Eucaristia, il Vescovo, il nostro Vescovo, è venuto qui in fondo alla Chiesa Cattedrale e ha acceso una lampada che arderà accanto alla parola di ogni giorno per tutto l'anno. Ha venerato con l'incenso la parola, ha acceso questa lampada e questo segno, questo gesto lo ha compiuto perché lungo tutto l'anno. Per concessione della Santa Sede e quindi della penitenziaria apostolica, sarà possibile lucrare l'indulgenza plenaria per i fedeli che lo vorranno, che visiteranno questa Chiesa cattedrale, che compiranno un cammino di ascolto della parola di Dio, di riconciliazione, che parteciperanno alla celebrazione dell'Eucarestia, che faranno alcuni momenti o una sosta di preghiera professando la propria fede e eh, pregando secondo le intenzioni del Papa. Mario Poggi, che è sempre di Bobbio perché è il parroco della chiesa di San Colombano, è il cancelliere, l'avete anche sentito poco tempo fa perché per noi ha commentato i Vangeli, abbiamo chiesto un po' uno spaccato storico perché credo che sia importante per noi che facciamo parte di questa diocesi capire anche storicamente che cosa è accaduto, qual è il passato, eh, come siamo arrivati ad avere dal 1989 questa diocesi unita, ma anche quello che c'era prima. Allora abbiamo eh, passato anche qui una mattinata con lui, ascoltiamo un po' la storia della diocesi di Bobbio con Edo Mario Poggi. Ci troviamo nel Salone Giallo, Salone dei Vescovi del Palazzo Vescovile a Bobbio. E in questa sala del Palazzo sono ricordati tutti i vescovi che hanno guidato l'antica e gloriosa diocesi di Bobbio, ora unita a Piacenza con un decreto de della Congregazione dei Vescovi nel novembre del 1989, ma dal 1014 una diocesi autonoma suffraganea dell'Archidiocesi di Genova. E in questo salone, affrescato nel 1700 eh, per eh, ordine del vescovo Idelfonso Manara, il cui stemma campeggia al centro della sala, eh, sta a dire il luogo dove eh, i pastori di questa porzione del popolo di Dio hanno guidato il popolo loro affidato. La Diocesi di Bobbio è, nasce nel 2014, esattamente nel febbraio del 2014, eh, per eh, interessamento, diciamo così, dell'imperatore sassone Enrico II, eh, ad opera del Papa Benedetto VIII. L'anno precedente a Pavia si era incontrato l'abate Dell'abbazia di San Colombano, Pietro Aldo, con l'imperatore e aveva chiesto che eh, Bobbio fosse retta in sede vescovile. E possiamo quindi dire che la diocesi di Bobbio è una gemazione del monastero di San Colombano. Il primo vescovo, 1014, è l'abate Pietro Aldo che diventa che vescovo e abate, dopodiché le giurisdizioni si scindono e la diocesi ha un territorio che va dalla provincia di Genova a quella di Pavia, di Piacenza e di Parma. Durante il proseguo dei secoli ecco, ha subito eh, dei cambiamenti territoriali, ha subito eh, addirittura una soppressione nel 1803 come possiamo vedere da in questo cartiglio che è posto qui nel salone dei vescovi nel 1803 per le leggi napoleoniche viene soppressa ed unita la diocesi di Casale Monferrato. Il Papa Pio VII nel 1817 la eh, restaura la dà di nuovo possibilità Ecco, di vita autonoma alla diocesi. Pastori insigni sono passati eh, nella eh, diocesi di Bobbio, eh, vescovi che rispecchiavano durante il loro cammino, durante il loro ministero, la mentalità ecclesiastica del tempo e non solo. Pastori che hanno dato un'impronta al gregge, alla diocesi, al territorio. Eh, pensiamo a un vescovo, che era il cardinale Castiglioni, che partecipa al Concilio di Trento e che attua a Bobbio, ecco con il suo successore, il, la costruzione del nuovo seminario per la formazione dei sacerdoti. Pensiamo a vescovi del Settecento come Terimbonesio, che si dedicano con grande forza al catechismo. Pensiamo a un vescovo santo, Antonio Maria Gianelli, vescovo a Bobbio per otto anni dal 1838 al 1846, morirà poi infatti in questo anno il 7 di giugno nel, a Palazzo Vescovile a Piacenza. E questo vescovo in pochi anni ha dato un grande impulso, una grande vitalità alla diocesi, con due sinodi, con più visite pastorali, con la riorganizzazione del seminario, ma soprattutto con una vita dedicata alla parola di Dio, alla preghiera e alla carità. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica. Da oggi ci accompagna Don Matteo Bersani. Con domenica, battesimo del Signore, si chiudono le festività natalizie e potremmo dire che viene anche chiuso in un certo senso un manuale di stile eh, che Dio propone ai suoi figli. Con il Natale di Gesù abbiamo visto un Dio scendere dai cieli e prendere un corpo umano, scegliere di consegnarsi nelle nostre mani, esattamente come ogni bambino. Nel suo battesimo vediamo colui che è senza peccato farsi peccato. E ricevere come tutti gli altri uomini un battesimo di conversione, il battesimo di Giovanni. Sono due feste assolutamente in continuità una con l'altra. Eh, il termine classico che viene usato è chenosi, abbassamento. Dio che da, da ricco che era si fa povero per farsi il nostro servitore. Un abbassamento che inizia col prendere un corpo, continua con il ricevere il battesimo dei peccatori. E termina con la morte e la discesa negli inferi. Questo stile che Dio usa viene espresso molto bene nella prima lettura di Domenica, presa dal libro di Isaia, è uno dei canti del servo di Yahweh, questo servo che è venuto per portare la giustizia, per affermare il diritto con verità, ma che compie questa azione, questo compito. Non con forza, non con potenza, non alzando la voce ma ridando vita alle fiamme smorte, sostenendo le canne incrinate. Come a dire, c'è una verità, certo, che va affermata, che va proclamata, che va fatta conoscere. Questa verità per noi è Gesù stesso, non è un'idea, non è un'ideologia. Ma questa verità non può essere imposta a nessuno con la forza. Non si può obbligare nessuno a credere. Non si può obbligare nessuno a riconoscere chi è Gesù. Gesù porta la verità del Padre e la verità che è Lui, eh, potremmo dire in punta di piedi, con delicatezza, con fermezza, con determinazione, con costanza, certo, ma sempre rispettando la libertà dell'uomo. Un Dio che si pone nei nostri confronti, prima di tutto salvaguardando la nostra libera scelta, la nostra adesione al Suo amore. Non ci impone di credere in Lui, non ci obbliga a rispettare delle regole, non ci schiaccia con dei fardelli, ma ci libera. La verità vi farà liberi, dice Giovanni. Gesù si pone di fronte a noi come la verità, ma una libertà che non deve diventare per noi una catena, bensì un paio di ali con cui liberarci in volo. Le stesse ali della colomba che sul figlio attestano che è l'amato che è il figlio prediletto. Bene, Gesù è l'amato perché è colui che fa la volontà del Padre. E la volontà del Padre è proprio questa, far conoscere a ciascun uomo che è un figlio di Dio, è un figlio amato. Quelle parole che vengono dette di Gesù, questi è l'amato, il prediletto, vengono dette per ogni uomo. Ciascuno di noi è l'amato e il prediletto. Scoprire questo ci permette di avere lo stesso stile, lo stesso modo, di essere nel mondo che ha avuto Gesù. Anche noi possiamo essere persone che non difendono con la spada la verità, ma che la vivono, che la fanno conoscere prima di tutto con le proprie scelte, con il proprio stile di vita, con il proprio modo di stare nel mondo. Eh, non c'è differenza di persone, dice Pietro, negli atti degli Apostoli, ma questa differenza di persone non è solamente rispetto a chi non crede ai pagani, no? come nel caso concreto... Della lettura, ma non c'è differenza in un certo senso neanche tra noi e Gesù. Gesù si è fatto uomo, si, eh, si è fatto figlio per rendere ciascuno di noi figlio di Dio. Allora, tutto quello che noi possiamo riconoscere in Gesù possiamo essere certi che il Padre desidera donarlo anche a noi. Anche a noi, data la possibilità di usare parole che fanno del bene e che risanano, anche a noi, data la possibilità di non essere più sotto il potere delle tenebre, di uscire alla luce, di aprire gli occhi, di riconoscere come il regno del Padre un po' alla volta cresce nel mondo ed esserne anche noi partecipi, di collaborare a questo regno che cresce. Certo, per fare questo dobbiamo però anche noi metterci in fila come ha fatto Gesù. Dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno prima di tutto di essere salvati. Ecco, una conversione allora che non è più... Eh, Aderire in modo intellettuale eh, a dei concetti. No? A convertirsi non è eh, credere qualcosa piuttosto che un'altra cosa. Credere, in questo caso, convertirsi, vuol dire riconoscere di essere eh, bisognosi di salvezza. La salvezza non è una cosa che operiamo noi, è qualcosa che riceviamo, ma è qualcosa che se l'accogliamo con, con verità e con libertà cambia profondamente la nostra vita. E ci aiuta a far crescere in noi il Figlio che è venuto nel mondo, fino a renderci così simili a Gesù, da avere in noi i suoi stessi sentimenti, le sue stesse azioni, il suo amore verso il Padre e verso gli uomini. Dal 18 al 25 gennaio si tiene, come ogni anno, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, per cui la settimana dedicata all'ecumenismo, in particolare alla preghiera per l'ecumenismo. Noi tratteremo questo tema un po' nel dettaglio nei prossimi appuntamenti per spiegarvi un po' il programma e anche perché seguiremo qualcuno degli appuntamenti che sono in calendario. Quello che forse non tutti ricordano è che il giorno primo, ovvero il 17 di gennaio, è invece la giornata per il dialogo tra i cristiani e gli ebrei, i nostri fratelli ebrei. Anche questo è un dialogo che a volte è un po' difficoltoso e proprio in questo orizzonte si inserisce l'incontro che si è tenuto in Fondazione Giovedì alla presenza del rabbino Goldstein, che è intervenuto su questo tema, l'osservanza dei comandamenti della legge ebraica nella vita dell'ebreo. Come sappiamo la legge, la Torah eh, nell'ebraismo nell è molto forte, eh, forse c'è una visione eh, della legge che è un po' diversa magari rispetto a quella che abbiamo noi nel cristianesimo e questo era un po' appunto l'oggetto del convegno a cui anche noi abbiamo partecipato. e questa è intervista con il rabbino. La Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso ha voluto offrire alla città questa sera un incontro con Rav Beniamino Goldstein per conoscere meglio l'ebraismo. Nella nostra città non abbiamo una comunità ebraica e questo ci manca molto e quindi riteniamo il momento di stasera veramente molto prezioso. Vorremmo innanzitutto che il nostro ospite si presentasse. Grazie, grazie per l'invito. Mi chiamo Beniamino Goldstein, sono originario di una splendida città di Trieste e proprio per questo sono molto interessato anche alla questione del dialogo, essendo una città da sempre, eh, da secoli, eh, multiculturale, multietnica, forse più vicina a Sarajevo che non ad altre parti. Sarajevo è l'emblema nel Novecento di una città in cui. Stavano lato a lato le moschee, le sinagoghe, le chiese, le chiese ortodosse, le chiese cattoliche, quindi posti diciamo, in cui il, il multiculturalismo si vive, non, 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 non soltanto lo si sente. E quindi per me è stato molto importante e ringrazio voi per l'invito e colgo appunto l'occasione per discutere di un tema molto importante sul quale sono stato invitato questa sera, che è l'importanza, la centralità dei precetti. Nel, eh, dei presidi nella regione ebraica. Infatti, l'osservanza dei comandi della legge è forse proprio il cuore dell'identità ebraica. E nella società di oggi, così punto multiculturale, multireligiosa, è difficile mantenere la propria fedeltà ai comandi della legge quali compromessi la nostra società richiede. Ma diciamo che in ogni, in ogni generazione si è abituati a vedere eh, coloro che vivono in questa generazione come nel periodo più difficile che esiste. In verità ogni generazione ha le proprie difficoltà. Esistevano le generazioni precedenti con le specifiche difficoltà e questa ne ha altre. Quindi eh, bisogna semplicemente individuare quali sono le, 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 i problemi, le, le problematiche specifiche di questa generazione e riuscire a... Eh, andare avanti con, questa, con questo messaggio, con questa testimonianza eh, più che millenaria. Lei viene da Trieste, si è formato in Israele e quindi ha anche una visione extraeuropea, penso molto importante. In Italia ha avuto diversi incarichi importanti, a Roma, a Milano e adesso è rabbino capo delle comunità di Reggio Emilia e Modena. Uh, come dicevo a Piacenza, noi non abbiamo una comunità ebraica, uh, ma vuole parlarci un po' dell'ebraismo uh, nella nostra regione e del dialogo ebraico-cristiano, non solo in Italia ma anche in Europa. Allora. Eh... Per quello che riguarda, nello specifico, Modena e Reggio Emilia, o tutte quelle città che erano, anche Ferrara all'inizio, tutte quelle città che erano eh, città estensi, bisogna dire che sono stati sempre posti di grande accoglienza per gli ebrei. A Modena noi abbiamo un, una presenza ininterrotta di, di una comunità ebraica da secoli. Questo anche grazie, diciamo, al fatto che era una città che accolse eh, prima Ferrara, poi Modena quando il ducato si trasferì, accolse a braccia aperte gli ebrei anche provenienti dalla Spagna quando sono stati cacciati. Quindi eh, la presenza ebraica eh, soprattutto in Emilia-Romagna, soprattutto nelle terre estensi ma non solo, è una presenza molto radicata e per questo ogni volta che ricevo un invito a, a parlare, a dialogare in regione sono contento e sono felice di poterlo fare. Vi avevo parlato a dicembre di una nuova rubrica mensile che avremo iniziato a partire da gennaio e che ci accompagnerà comunque fino a giugno e questa è la prima puntata. La facciamo con l'architetto Manuel Ferrari, che è il direttore dell'Ufficio per i beni culturali della nostra diocesi e si intitola Itinerari minori alla scoperta di antiche chiese. E credo che questa sia una risorsa, un'opportunità per ciascuno di noi singolarmente, ma anche come io spesso vi dico un po' da questi schermi per i gruppi, per i gruppi parrocchiali, per i gruppi più giovanili eh, perché con Manuele Ferrari andremo alla scoperta, ha scelto così eh, il direttore dell'ufficio, del romanico minore, cioè di alcune chiese, tantissime sono nella nostra diocesi, magari restaurate di recente, che però sono i luoghi un po' nascosti, che conoscono soltanto magari chi vive lì o chi eh, frequenta le celebrazioni di queste chiese che magari sono chiuse, aprono solo in particolari occasioni, ma che sono eh, delle risorse, sono dei piccoli gioielli che è bello che noi che facciamo parte di questa diocesi conosciamo tra l'altro avendo appunto anche l'aiuto di un esperto, ma sarà anche l'occasione più volte nel corso di questi mesi per magari approfondire un dettaglio liturgico, un dettaglio artistico che collega però anche alla vita spirituale e magari anche alle tappe del cammino, dell'anno liturgico che stiamo vivendo. Per cui vediamo la prima puntata che è un po' introduttiva e ci spiega come poi si svilupperà nel corso dei prossimi mesi. A distanza di ormai circa tre mesi dalla conclusione del lavoro di inventario e censimento di tutto il patrimonio storico e architettonico della nostra diocesi di Piacenza Bobbio, e quindi completata quella che possiamo definire la fase di conoscenza di questo patrimonio, manteniamo ora l'impegno di eh, allora preso di valorizzazione. E cosa intendiamo per valorizzazione? Intendiamo tutte quelle azioni eh, volte attraverso l'uso delle tecnologie, di tutte le tecnologie, ma di quelle eh, contemporanee in modo particolare, eh, di eh, far conoscere al maggior numero di persone possibile questo patrimonio. E in questo senso andiamo anche un po' nella direzione che ci indica il codice dei beni culturali di abbattimento delle barriere architettoniche, che non significa solo degli ostacoli fisici, degli ostacoli visivi, ma significa proprio poter portare questo patrimonio, poter far conoscere questo patrimonio al, a, a chi non può andare concretamente per una qualsiasi ragione a visitarlo, a fruirne. Abbiamo cominciato eh, questo itinerario di valorizzazione con, eh, guardando al, al primo monumento della, eh, chi, della chiesa piacentina, ovvero la sua cattedrale, il Palazzo Vescovile, con questa pubblicazione che appunto è stata presentata proprio eh, l'11 ottobre scorso. Eh, continuiamo questo lavoro eh, in modo con un'antitesi e quindi rivolgendoci a quello che è il patrimonio invece minore ora. E lo facciamo in, in questa forma, in questa forma di, di piccoli spot, piccoli eh, documentari. Non facciamoci trarre in inganno proprio da questa aggettivazione di minore, non è un patrimonio che eh, è, è meno al patrimonio maggiore, è un patrimonio che è meno conosciuto, è meno trattato dai libri di storia dell'arte, del, dalla storiografia stessa. Ma è un patrimonio che caratterizza fortemente il territorio, che permette di conoscerne appieno la, la sua storia. Abbiamo deciso di affrontare questa trattazione proprio dai presupposti stessi che danno origine al, a questo patrimonio. Ricordiamo come L'abate di Saint Denis, eh, parlando della costruzione della grande chiesa abbaziale, non, non dimentica mai che eh, quella chiesa era solo per il Signore, non per noi. Ecco allora che eh, capiamo appieno lo spirito dell'edilizia dell di culto. Una grande tenda, una, una tenda fatta per l'incontro con lui. E allora eh, da sempre gli architetti... Eh, gli ingegneri, eh, gli artisti, hanno fatto in modo che eh, questa, questa tenda eh, fosse il più degna possibile dell'incontro con lui. E allora, da qui le, le grandi risposte alle eh, questioni che da sempre eh, attanagliano il, il, questo, questo, questo pensiero: eh, quanto la Chiesa ancora ha ancora bisogno dell'architettura e dell'arte per eh, comunicare al meglio il eh, messaggio evangelico. Procederemo proprio con l'aiuto di specialisti, di esperti, che ci aiuteranno a capire al meglio queste complesse questioni. Ecco allora che avremo l'intervento eh, di liturgisti, di storici dell'arte, di storici della chiesa locale, ma poi ancora anche di geologi, di strutturisti. Avvieremo la nostra trattazione con sette chiese che hanno delle caratteristiche comuni, ma soprattutto che sono chiese difficilmente accessibili, difficilmente visitabili, eh, vuoi per la difficoltà e per i siti alle volte dove sorgono, ma vuoi anche per una eh, crescente difficoltà nel, nell'ufficiarle, eh, ragione per la quale davvero al eh, turista casuale diventa eh, difficilmente eh, possibile accedervi. Eh, partiamo, partiremo proprio da questa chiesa. Eh, siamo in Santa Maria in Cortina, a pochi passi abbiamo la basilica di Sant'Antonino. Una chiesa che potremmo definire un po' la chiesa delle origini, delle origini della chiesa piacentina. Perché? Proprio qui sotto il vescovo Savino va a riesumare le reliquie, i resti del martire Antonino. Savino si servirà di questi eh, resti, di queste reliquie per evangelizzare il territorio del diocesano. In modo particolare andrà proprio a creare dei presidi in quei luoghi dove il paganesimo era ancora più eh, radicato, più, aveva una presenza più forte e lo farà proprio dedicando delle, delle chiese al martire Antonino e portando lì, in queste chiese, queste reliquie. Sulla chiesa che poi fece costruire Savino in questo luogo, Venne riedificata quella che vedete oggi, una chiesa riedificata tra il X e l'undicesimo secolo, poi successivamente ha conosciuto varie trasformazioni, in modo particolare è stata riccamente ornata. Eh, potete vedere eh, questo ciclo mariano sopra la mia testa del, del XVI secolo, veramente di, di grande interesse artistico. Proprio da questa chiesa, quindi dalla chiesa di Santa Maria in cortina avvieremo il, il nostro racconto a partire dalla, dalla prossima eh, puntata per poi proseguire appunto come dicevamo con questo itinerario che si snoderà dalla eh, Valtidone fino alla Valdarda toccando queste eh, eccellenze artistiche sul territorio in modo particolare eh, andremo a visitare le chiese eh, di Breno e di Bruso la chiesa di Breno dedicata a Sant'Ilario con una struttura che risale al XII secolo eh, tracce di architettura romanica si ritrovano tuttora nell'abside e nel fregio ad Archetti Pensili. Chiesa di eh, Bruso con eh, una straordinaria, ancora una volta, impronta romanica in modo eh, particolare, estremamente significativa eh, il sistema delle Tre Absidi. E poi ci porteremo in Valtidone. Eh, andremo a visitare la chiesa di San Gabriele di Piozzano. Saliremo appunto, eh, tutta la Valtidone per andare a visitare questa chiesa del X secolo, forse addirittura eh, precedente, una chiesa riedificata nell'XI secolo dedicata a San Giovanni Battista, una chiesa che conserva peraltro un patrimonio artistico davvero di grande interesse. Ci porteremo poi a Montecanino, eh, la chiesa è stata eretta eh, nel punto in cui si trovavano le scuderie dell'antico castello. La torre campanaria stessa sorge eh, sui resti di una torre del castello. E poi ancora eh, andremo a visitare la chiesa di Sant'Anna La Perduca in Valtrebbia, la eh, chiesa sopra a Caverzago, eh, sulla, una balza, sorge su una balza eh, rocciosa eh, in pietra o fiolitica, un sito di grande interesse non solo culturale ma anche paesaggistico. Un insediamento religioso che eh, risale, come vedremo, a tempi molto lontani. L'edificio, per come si presenta oggi, è un edificio... Rimaneggiato in epoca rinascimentale e conserva all'interno dei pregevolissimi affreschi del XV secolo, raffiguranti in modo molto chiaro i santi Antonio Abate e San Michele che pesa le anime, recentemente restaurati, e che oggi sono visibili in tutto il loro splendore. Poi ancora ci porteremo in Val d'Arda, andremo a visitare vicino. All'abitato di eh, Mignano il medesimo oratorio, l'oratorio di eh, San Gimignano, eh, oratorio che peraltro si colloca sugli itinerari della via Francigena, eh, oggi però consacrato al, a San Genesio. Eh, si tratta qui ancora una volta di un'architettura del eh, XII secolo che eh, è ben testimoniata da una eh, pregevolissima abside romanica e ancora una volta dal ciclo eh, medievale di affreschi all'interno databili tra la fine del 300 e i primi del 400. Tutto questo lavoro nasce proprio dalla consapevolezza che un patrimonio culturale riesce a sopravvivere i secoli solo nel momento in cui questo patrimonio è conosciuto, solo nel momento in cui questo eh, patrimonio è utilizzato e eh, bisogna in tal senso che una comunità eh, se ne riappropri riesca in qualche modo a, a viverlo con attenzione, con partecipazione. Ecco allora che eh, questi strumenti eh, vanno proprio in questa direzione, cioè nel, nel, far, nel far conoscere questo, questo patrimonio, nel permettere alle persone di potersene prendere cura. Ed ora vediamo l'agenda della nostra diocesi, torna l'appuntamento con le serie a Demos, mercoledì 13 gennaio la casa d'accoglienza Don Venturini in località La Pellegrina, l'incontro è promosso dal servizio di pastorale giovanile e si tiene a partire dalle ore 21. Mercoledì 15 gennaio presso il centro pastorale La Bellotta di Ponte Nure, incontro per tutti i vicari territoriali moderatori con il nostro vescovo e il vicario generale. Venerdì 17 è la sagra di Sant'Antonio, per cui eh, in tutte le chiese che celebrano questo santo e dedicate a lui nella nostra diocesi ci saranno diversi momenti celebrativi li trovate eh, tutti sul nostro portale intanto vi dico quello che succede nella chiesa piacentina dedicata a Sant'Antonio messe alle ore 8, alle 10.30, alle 16 tutte seguite dalla benedizione degli animali dal mattino apertura del banco di beneficenza e alle 21 la commedia dialettale dal 18 al 25 dicevamo torna la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il primo appuntamento è proprio quello di sabato 18 alle 18 nella chiesa di San Fermo con la recita dei Vespri secondo il ortodosso. E poi sempre sabato alle 20.30 o davanti alla Locandina una sera cena in Gariverta con cena ebraica, musica ebraica per cui anche insomma un momento di riflessione che accade proprio qui eh, per le parrocchie di San Pietro, San Francesco, San Savino e Santa Maria in Gariverto. Nell'oratorio Don Bosco in via Melchiorre Gioia alle 20.30. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di continuare a seguirci e di seguire il nostro portale dove trovate tra l'altro ancora eh, la puntata di oggi e quindi poi la sezione dedicata a Bobbio e al Millenario, alla rubrica eh, dedicata alle Chiese e tutti gli appuntamenti della nostra Diocesi. Vi auguro una buona settimana e vi aspetto sabato.